All'ombra del Big Ben, all'interno della Jubilee Room, Lord Taylor of Holbeach e la professoressa Ornella Corazza hanno presentato un All Party Parliamentary Group che si avvale del supporto di numerosi esperti e accademici. Sono molto interessata a questo argomento. In realtà l'idea è mia, quella di organizzare un gruppo parlamentare che parli di nuove droghe emergenti. Durante gli anni ne abbiamo scoperte oltre 1000, è un fenomeno in continua diffusione, sono sempre nuove e sempre più potenti. Dopo un intervento che ho fatto qui al Parlamento lo scorso maggio, mi sono resa conto dell'importanza per noi ricercatori di lavorare con i policy makers e quindi l'idea di costituire questo gruppo parlamentare al fine di poter condividere i risultati delle nostre ricerche anche con i politici e poter informare le policies nel campo delle sostanze. Well, we have to try and formally get a status as an all-party parliamentary group. There are people from the Labour Party here in the House of Lords and there are people here from the Conservative Party. I'm hoping that we're going to get some good representation from the House of Commons as well. And it's not just parliamentarians. And of course this particular group is going to depend very much on the expertise of people like Ornella Corazza, who is presenting to us today, and a number of her colleagues, and Hartford University is a key place where the issues in this problem are being discussed, debated, and it's right that Parliament should learn from the expertise that's available. L'obiettivo è dare risposte concrete sull'uso delle nuove droghe emergenti e sull'utilizzo improprio dei farmaci per uso recreativo, fenomeni spesso collegati al mondo del web. L'argomento è di enorme complessità, anche perché, come è chiaro, queste sostanze, a differenza di eroina, cannabis, cocaina, ketamina, non vengono identificate nelle urine e inoltre perché non sempre vi è una chiara, come dire, conoscenza da parte dei sanitari della possibilità di misuso di questi farmaci. Esistono inoltre una serie di sostanze consimili ai farmaci di prescrizione, per esempio abbiamo identificato con i nostri studi, che oggi presenterò brevemente, più di 120 benzodiazepine, si chiamano esotiche o da disegno, cioè che vengono disegnate in laboratorio, guarda che è un numero enorme, e circa 430 oppioidi sintetici. E alcuni di questi sono talmente potenti da arrivare a una potenza 10.000 volte superiore a quella della morfina. MP promotore dell'evento Gareth Bacon, Private Secretary to the Justice Secretary. Well, this is the first of what I think is going to be several events, because this is really a sort of a launch event to sort of launch the topic. But what the organisers are really trying to do is set up an all-party parliamentary group of cross-party members of parliament, so that members of parliament can use their platform to really raise the issue, both outside with the general public, but also with government ministers, so that the government can adjust their strategies to deal with the solution going forward. L'evento, che è stato organizzato dallo stratega politico Chris Vinante per conto dell'Università dell'Herefordshire, ha visto la partecipazione di illustri ospiti come la Baroness Hanley Haley of Primrose Hill e Baroness Doreen Lawrence, il professor John Senior, Vice Chancellor per la ricerca dell'Università dell'Herefordshire, Richard Southern Dean del Dipartimento Life and Medical Science, sempre dell'University of Herefordshire. We need to continue our research in order to identify new substances, new mixed compounds, and understand their toxicity. And our researchers at the University of Hertfordshire are in a very strong position to do this. And so the association between Lord Taylor and our professors at Hertfordshire to form this APPG will inform both Parliament and the general public about the growing dangers of this issue.